ce la ferro. Quanto piacere, come si chiama? Che lupo. Grazie. Ciao a te. Ciao, che lupo anche a voi, dai. Ti lascio. Ti voglio bene. Altri 20 giorni con te. Che? Mi metterò la coperta oggi. Voglio. 3 anni, eh? 3 anni qua. E anche fuori, eh? No. Mi sono fatto l'ultima notte prima di entrare qua. Sono stato tanti lunghi questi 6 anni. Cazzo, io ho sofferto tanto qua, ma tanto, tanto. Oggi mi dovessero proporre di rimanere qua, io dico no, perché? Perché sono entrato talmente giovane in comunità a 21 anni che la vita non l'ho manco assaggiata. Io mi drogavo all'inizio per sentirmi più grande di quello che ero. E poi perché cioè, io anche se un anno e mezzo sto qua dentro, io la droga lo dico, cioè, lo dirò sempre, la droga cioè, se la provi ti fa sta bene, è buona. È una sensazione che cioè, ti fa sentire benissimo drogarsi. Tutti i problemi non ci stanno, la testa è vuota. Io ho iniziato a drogarmi perché non riuscivo a affrontare i problemi. Per me, cioè anche litigare con un amico, non riuscivo a affrontare quel litigio. Se non mi facevo sopra magari una canna, una bevuta o una pippata, per me era un dramma, capito? Insormontabile, una montagna da scalare, una stupidaggine per me era una montagna da scalare. Invece quella droga, oltre che in discesa, era proprio un tuffo così, cioè, quello è il motivo per cui iniziare a drogare, perché te rende la vita più facile. È successo che ho cominciato io a cercare delle compagnie diverse, no? Ho cominciato a cercare non tanto la compagnia, ma persone che mi potevano collegare all'eroina. L'eroina, per quanto è stata brutta, sì, per quanto è una roba schifosa che ti porta via tutto, però mi ha fatto anche vedere che io senza non sapevo stare al mondo, mi ha fatto vedere degli aspetti di me, del fatto che l'unica cosa che cercavo era stare bene con me stessa e che quella sostanza era in grado di darmi, anche se non era una cosa mia naturale, però lì mi sono resa conto che quando non ce l'avevo io non ero capace di fare niente. Mi ha fatto capire quando sono debole, quando sono fragile, quando ho bisogno di aggrapparmi alle cose. Io oggi posso dire che sono sempre stato uno che trascinava, tipo che ne so, il ragazzo magari più bravino, cercavo di portarlo con me a fare stronzate, andare a rubare, a non andare a scuola. C'è il classico ragazzino casinista, ribelle, andavo a scuola, facevo casino, il bullo della situazione. A casa, cioè dentro casa la situazione era
Vabbè, mio fratello comunque si faceva. L'altro pure. Le sorelle non erano tanto a posto. Non so, li vedevo che fumavano, che non erano sigarette quelle che fumavano. Io magari andavo nel cassetto di mamma, dove teneva le schedine del lotto, io prendevo, giravo una schedina e la fumavo. Una cosa che mi ha fatto tanto riflettere, proprio qua in comunità, dicevo, cavolo, ma io queste robe qua non le facevo per farmi vedere da una compagnia, le facevo a casa da solo. Cioè, c'era già qualche cosa di strano in me. Forse era scritto che non dovevo essere, tra virgolette, una persona normale, no? Dove è che la lasci così? La mia prima botta è stata in seconda media, inizio seconda media. C'avevo 13 anni. Sì. Io sono stato bocciato in prima media. E il primo anno già avevo cominciato a dare segni che non mi andava più bene, se capito. Non lo so, ero preso in giro io da ragazzino. Un po' per il fisico, un po' per tante cose, no? E quindi mi ero stufato di essere quel ragazzo. E volevo trovare un posto, cioè volevo essere qualcuno. E così è capitato che cominciassi a rimanere a casa degli amici a dormire. E lì ho cominciato a fare le prime fumate. E invece di pippare ho cominciato a fumare la cocaina. E da là ho cominciato a rubare i primi soldi a casa. La scuola l'ho lasciata completamente, l'ho lasciata in secondo superiore. Però non, già dalle medie non, cioè, ci andavo, ma non ci andavo. Ho cominciato a fumare tanto poi, perché non lo so, io a mia madre quando litigavamo io dicevo sempre io secondo me sono matto, io ho qualche problema, non riesco a stare tranquillo. Se non fumo sono un'altra persona, non sto bene con me stesso. E lei ha cominciato a crederci davvero a queste cose, no? Perché poi mi ha portato allo psicologo e lo psicologo gli ha detto guarda, sto ragazzo non c'ha problemi, secondo me siete voi che lo opprimete troppo. E io pure là mi sono attaccato tantissimo a sta cosa. Quindi, non lo so, qualsiasi cosa mi diceva mamma era sbagliata. Era una bambina abbastanza solare, felice, strana, gelosa, morbosa nei confronti di mamma. Che ne so, babbo ha sempre risparmiato su tante cose per permetterci sempre di andare in vacanza, sia d'estate che d'inverno. Ma ne abbiamo fatte tante di vacanze bellissime. Le ultime, quando avevo tipo 13 anni, che avevo già iniziato a farmi qualche canna e non stavo bene. Eravamo andati a Lecce, bellissima Lecce, mi è piaciuta tantissimo, però mi sono sentita diversa, abbiamo litigato proprio pesantemente, tanto che alla fine quando siamo tornati babbo arrabbiato, comunque portato lo sfinimento, ma anche detto che gli avevo rovinato la vacanza, no? Perché c'avevo sempre qualcosa che non andava, sempre questo senso di insoddisfazione, di voler qualcosa di più. Thank you.
da quello che ho, io poi non mi sono interessato tanto, ma da quello che ho capito è che una ghiandola nel cervello a me non mi produce l'ormone della crescita. E quindi ho dovuto fare queste punture dai 6 anni fino ai 17 anni per permettere al corpo di crescere. Solo che non lo so, magari non ha funzionato bene come commessi con me, sicura. Mi ha fatto crescere un po' strano. Me ne sto rendendo conto da quando sto in comunità, ma ho avuto tanto problema con questo fatto del fisico. Io ho sofferto tanto questa cosa, mi sono sempre sentito più brutto delle altre persone, no? E l'ho sofferta tanto. E in più tutti quanti mi ci prendevano in giro, capito? Fino alle medie a me sono sempre stato preso in giro, ma tanto. Perché ero il più piccoletto della classe, perché poi un po' sproporzionato, dai. Non lo so, io mi vedevo così. E quindi poi sta cosa mi ha fatto star male, non lo so, io non ho mai parlato con nessuno e l'ho mascherata con sta cosa delle canne. Le canne mi hanno fatto sentire una persona grande. Dopo con la cocaina ancora di più, perché la cocaina mi ha fatto passare tutti i problemi, capito? Quando che io stavo sotto effetto della cocaina mi sentivo onnipotente. E sta cosa mi faceva sentire, capito, grande. Poi tutti quelli più grandi, 20 anni, mi chiamavano. E io mi sentivo meglio, perché con quelli dell'età mia sempre a prendermi in giro. Invece quelli più grandi, non lo so, come se non gli importasse che magari c'ho l'orecchia sventola, c'ho dentro, cioè non gliene fregava niente. La cocaina mi faceva sta troppo attiva e io invece a una certa mi dovevo placare. E la chetamina sì, mi faceva stare in un altro mondo, ma non era fattibile vivere sotto chetamina. Cioè, era assurdo, a scuola non capivo niente, mi immaginavo di stare in un altro posto, vedevo la gente bidimensionale, non capivo, cioè non era fattibile. E invece con l'eroina mi sono trovata in uno stato d'animo che mi faceva un po' andare via tutte le paranoie che avevo. Avendoci avuto anche un disturbo alimentare, mi trovavo con una sostanza che non mi faceva avere chissà quanta fame, che nemmeno mi ci faceva pensare al fatto della fame, non mi faceva pensare se ero troppo grassa, se avevo preso qualche chilo in più. Cioè io mi guardavo allo specchio e per la prima volta andavo bene. E non era mai successo, di solito mi guardavo e c'era sempre qualcosa che non andava, c'era sempre qualcosa di distorto. Mi guardavo allo specchio e mi vedevo le cosce grosse, mi guardavo sullo specchio della, c'avevo la faccia grossa, mi guardavo su un altro specchio e c'era la pancia che non andava bene. Cioè, era una visione completamente assurda, che ogni tanto ancora ho. Cioè, mi guardo allo specchio e non capisco, a volte però mi dico basta, cioè, non ti guardare, basta. E invece lì mi guardavo e dicevo, vedi però, cioè non è così male. Ma non me la ricordo la memoria. A memoria me la so ricordare. Non sembra che sia drogata, no. Se stai un pochino più di tempo con me, magari sì. No, non è vero. Allora, questi, poi sposti questo qua sopra. Io sono entrata l'anno scorso, il 31 ottobre. Me lo ricordo bene, il primo giorno, perché è stata una bella botta.
Però una cosa che subito mi ha fatto effetto è che c'era un sacco di affetto fra le ragazze, proprio tantissimo. Fuori non sei abituato a tutto questo affetto. Poi i primi mesi sono stati difficilissimi, perché i primi mesi stai male e non sai perché. Perché hai tantissime emozioni tutte insieme, che non sei più abituato a viverti le emozioni, no? Non riesci neanche a darci bene un nome. Quindi stai male. E poi per tutti gli anni addietro non mi rendevo conto di quello che facevo. E quando sono entrata qua dentro è tornato tutto in testa, tutto quello che avevo fatto, tutto quello che avevo perso, tutto quello che avevo distrutto, dai. È stata una bella botta, perché poi devi anche convivere con un po' di sensi di colpa che ti vengono. Praticamente qua ci insegnano a dirci sempre le cose che ci danno fastidio o che comunque ci fanno star male, ci abituano sempre a parlare. Un po' perché tu non devi sopportare le cose, cioè se una cosa ti fa star male la devi dire. E un po' per aiutare anche le altre persone a comportarsi diversamente. È stato terribile, perché diciamo che io mi sono un po', ero obbligata, perché dai, mia mamma mi ha detto entri o vai per strada. Io per strada non ci sapevo stare, ho sempre avuto tutto, non ero una di quelle persone che si sapeva adattare così tanto bene alle situazioni, capito? Il primo anno ho fatto il delirio, non ho mai lavorato un giorno, sbroccavo un giorno sì l'altro pure, scappavo. Mi riprendeva qualche responsabile, mi ha ripreso qualche volta. Prendevo il via per andare via, ma cioè, probabilmente non andavo neanche via, però io, dai, no, ho sempre avuto un posto modo di far plateale. Io ero in attesa del processo. È successo, ho parlato con l'avvocato e l'avvocato mi ha fatto guarda che ti conviene che vai a San Patrignano perché l'alternativa potrebbe essere il carcere. Ho detto, sai che c'è? Vado in comunità. Tu sai che c'è? Vado in comunità perché tu in carcere non ci vuoi andarci. Già ci sono stato poco, non mi è piaciuto, non c'ho assolutamente voglia di ritornarci. Allora, ti dico che pure quel primo giorno non ci stavo con la testa. Comunque se avevo usato la mattina prima di entrare. Sono entrato nella saletta d'attesa, mi hanno fatto dai documenti. Poi sono entrati due ragazzi, mi hanno fatto piacere. Daniel, questo ragazzo qua che era sardo, che era quello che mi seguiva. E poi mi hanno fatto dai saluta la tua famiglia. Saluta la tua famiglia, l'ho salutato in due secondi. Mi ricordo che proprio non c'avevo nemmeno voglia di abbracciarli. Ho salutato mia madre, ho salutato mio padre, mia sorella al volo. Anche un po' per vergogna, pensa tu la testa mia, anche un po' per vergogna, tu sai che c'è, posso far vedere, sono entrato in comunità, comunque sia, sono a posto di tossici, posso far vedere che saluto la famiglia, tanto affetto, l'ho salutato al volo, freddo, e me ne sono entrato qua dentro in comunità. E sono trovato in un posto che è più grande del mio paese, perché comunque sia, ai tempi, credo che eravamo intorno alle 1000 persone, era più grande del mio paese, perché... paesino minuscolo, sono più o meno 400 abitanti, piccolissimo. E qua mi hanno detto vai in cantina, il tuo settore sarà vigna cantina. Lì ho iniziato dalla vigna tutti i giorni, si andava in vigna comunque sia giovi quello che ti stava a fianco, che provava a farti parlare, provava comunque sia a farti stare a tuo agio,
a farti conoscere un po' il posto, le abitudini, le regole che ci sono qua dentro, perché comunque siete stanno anche un sacco di regole. Uscivo il sabato, alla mia mamma le dicevo che andavo a dormire a casa degli amici miei, invece dove andavamo? Andavamo tipo in un residence, perché ancora non ci facevano fare entrare nelle discoteche. Andavamo in un residence e ci compravamo gli ecstasy e mangiavamo lì le pastiglie. E iniziavo il sabato magari facevo le pastiglie più la coca, in settimana poi sempre cannoni, poi iniziavo a vendicchiare qualche busta di erba, qualche pezzo di fumo, quindi facevo qualche soldino, mi compravo la roba da vestire, mi compravo il motorino. Ho iniziato a fumare la coca. Coca. Quando rientravo stavo male. Stavo male perché? Perché mi prendeva l'ansia, non riuscivo più a dormire. Dovevo trovare qualche soluzione. Tante persone che conoscevo cosa facevano? Prendevano delle pastiglie tipo Tavor, robe così, per calmarsi e andare a letto per dormire. Io sono sempre stato contro i farmaci. Ho detto, ma prenderò l'eroina, no? Sarà un po' più sana dei farmaci. Allora iniziai alla fine serata magari comprare la busta per calmarmi e andare a dormire. Cioè prima ho iniziato a fumarla, la fumavo con la stagnola, poi sai, recupera la stagnola, non c'ho la stagnola, non c'è l'accendino, c'è vento e non sappiamo dove andare. Aprivo e 5 euro e stoppino e via. E lì mi sono reso conto che ne avevo proprio talmente bisogno, cioè ero ormai andato. E ho fatto la maturità e poi niente, sono andata su questo sito per le ragazze alla pari. Sono andata in questa famiglia, Snainton, vicino Scarborough, vicino York. Quindi c'è proprio un paesino sconosciuto, 100 abitanti, tutti vecchi, un pub. E niente, dovevo guardare questi tre bambini e all'inizio, dai, mi c'ero impegnata, lo volevo fare per davvero. Io sono partita senza metadone, senza eroina, senza cane, senza niente. E sono arrivata lì, sono stata malissimo, ma male, tanto male. Cioè non riuscivo nemmeno a tirare una palla al bambino perché mi faceva male la schiena. E quindi ho detto basta, io devo andare a drogarmi da qualche parte. All'inizio sono andata in giro per Snainton, ma ho trovato solo dei vecchi che bevevano birra in un pub e che facevano dei quiz il venerdì sera, tipo il quizzettone, no? Dai. Poi ho detto va bene, dai, adesso mi riprendo, vado a fare la turista, vado a York, che è una città bellissima, medievale. Vado davanti a questa cattedrale, bellissima, una delle più alte d'Europa, cattedrale gotica. Mi giro verso il monumento ai caduti e c'erano seduti tipo un branco di tossici, senza tetto, che si stavano addormentando, quindi proprio ho riconosciuto quello che era. Sono andata lì, gli ho chiesto sempre se sapevano dove potevo trovare un po' di roba. E all'inizio c'era una che mi diceva no. No, io dicevo, ma come no? Cioè, dai, ve vedo, ma come no? Questa mi faceva, no, ma chi sei tu? Ma chi sei? Io ho detto, cioè, ma te sembro davvero uno sbirro? Cioè, c'avevo i rasta poi. Cioè, avevo i rasta viola e bianchi, questa frangettina rosa. Cioè, avevo questo giubbetto rosa fluorescente. Forse sì, non so, una senza tetto, ma sana non so, cioè, guardami. Niente, io non mi credevano. Alla fine gli ho fatto vedere i segni che c'avevo sul braccio.
e quindi lì mi hanno creduto. Dopo sono ritornata a Snainton da questi bambini, come se non fosse successo niente, no? È solo che avevo capito dove dovevo andare. E quindi sempre la stessa roba. Quando avevo i giorni liberi facevo Snainton, autobus per Scarborough, Scarborough, treno, York. E poi sempre così. Alla fine facevo finta di perdere il treno. Quindi non tornavo e dormivo lì. Dormivo a casa di uno, dormivo per strada con una. Un senza tetto mi prestava il sacco a pelo. Loro mi saranno, cioè questi qua mi avevano preso anche a cuore, capito? Perché erano tutti tipo cinquantenni, così mi davano i sacchi a pelo loro. E io una certa non tornavo più, quindi questa qui, la mamma di questi bambini, mi ha detto: senti, ma è possibile che tu la mattina non ti svegli, torni sempre tardi. Fortunatamente non sapeva che io li chiudevo dentro casa, andavo a York e tornavo. Però comunque, dai, gli lasciavo dei fazzoletti sporchi di sangue in giro. Cioè, non ci facevo proprio caso, non pulivo, la casa faceva schifo, poi la moquette tutta impolverata. Io dovevo pulire casa a questi. Io, cioè, non mangiavo, ai bambini gli facevo due toast, gli mettevo un po' di burro, toh, magna. Vabbè, alla fine questa mi ha detto: guarda, ho trovato un'altra ragazza alla pari, quindi devi andare via. Gli ho detto: va bene, dai. E mi vergognavo a dirlo ai miei genitori. E quindi che ho fatto? Per un po' di giorni sono stata a York, in tenda, con un tipo, Romeo. Stavamo su sta tenda in un bosco, però anche questo stava fuori di testa, io non potevo fare una vita così. Mi sono ritrovato intanto da solo, senza soldi. Dovevo dare soldi a tutti. E la mia compagnia erano due o tre tossici, uomini grandi, tipo 40 anni, così. Dove io stavo lì con loro e io dicevo: ma che cazzo sto facendo? Allora un periodo mi sono chiuso a casa, non potendo uscire, non potevo manco drogarmi. Cosa ho fatto? La vicina di casa, malata di tumore, aveva questi cerotti alla morfina. E iniziava a rubare questi cerotti, che li mangiavo. Sono dei cerotti che si applicano alla pelle quando hai dei dolori atroci. Cosa facevo? Questi cerotti io li mangiavo e mi facevano l'effetto dell'eroina, morfina. E stavo a casa così. Avevo cambiato lavoro e lavoravo per questa azienda edile. Facevamo capannoni industriali. Costruivamo capannoni industriali. Poi a sei mesi di che stavo in sta ditta mi ha fatto iniziare a portare i mezzi, senza patente, senza niente. Il capo pure era un po' un come viene, dai, non c'aveva tanti problemi. In più potevo farmi sul lavoro, fumavo sul lavoro e quindi stavo bene. Poi facevo dei lavori che normalmente una persona normale non fa, tipo smaltivo la terra, buttarla dentro il fiume, va bene, io non ho problemi. Non pensavo magari se mi fermano, mi arrestano, robe così, non ne fregava niente. Quindi faceva comodo, no? C'era sto sito, Craigslist, che praticamente è un sito assurdo, dove ci sta le peggio cose, un modo per far soldi pauroso. Cioè, tipo, dai, mandami una foto dei tuoi piedi e io ti do 100 pound. Ma subito, cioè, tieni.
Oppure uno mi ha pagato per fare la fila sul negozio. Cioè, io dovevo mettermi in fila su questo negozio che faceva una svendita in centro a Londra. Non so nemmeno che negozio è, perché a me proprio non me ne frega niente. Io stavo lì e tipo mi pagava, che ne so, 80 pound all'ora. Io sono stata lì 4 ore e ciao, cioè, mi sono trovata questi soldi così per fare una fila. Non ti rendi conto? Non so perché mi sono sempre sentito così, che poi non... Non so, stavo male con me stesso, ma non sapevo neanche il perché. Perché alla fine, ragazze, non ci ho mai avuto problemi con le ragazze. Stefania è stata una storia sia bella che brutta, ma più importante sicuramente della mia vita fino adesso. È stato quasi 2 anni con questa ragazza. Non so, lei era piccola. C'ha 3 anni di differenza con me. E io all'inizio, capito, mi sono fatto vedere come ragazzo che c'aveva il motorino, girava col motorino, sempre coi soldi in tasca, perché? Perché sia quelli che rubavo a casa, sia quelli che mi davano del lavoro. Poi è andato a declinare, perché vabbè, sono successe un po' di cose, io... questo è tosta da dirlo perché mamma non neanche lo sa bene. Vabbè. Io l'ho messa incinta, sta ragazza. L'ho messa incinta e all'inizio non volevo un ragazzino io. E quindi, vabbè, ho detto, vabbè, mo ne parliamo con tua nonna, perché lei viveva solo con la nonna. E dai, andiamo in ospedale, facciamo l'aborto, no? Vabbè, sì, poi parliamo con la nonna. E una cosa e un'altra volevo, cioè, ci stava a convincere a tenere il ragazzino, perché era contrario all'aborto. Solo che a un certo punto io... Ero, cioè, non lo so, come mi era presa l'idea, capito? Cioè, un'idea malata, perché poi non c'era fondo, cioè, obiettivamente io sto bene economicamente, cioè, la mia famiglia sta bene economicamente, però, cioè, tenere un ragazzino vuol dire che mia madre, a 60 anni, doveva diventare un'altra volta madre, perché dove lo tieni il ragazzino con me? Quindi lei, a un certo punto, decide di abortire. Dice di abortire, io lì ero contrario. Quindi litigai con lei e la feci andare in clinica da sola con la nonna e rimasi a casa io. Quando torna a casa dalla clinica mi trova a casa a fuma cocaina. E lei mi fa, no, se tu fumi io pippo, se tu fumi io pippo, se tu fumi io pippo. E io faccio, vabbè, comincia a pippa, a me, cioè, che mi interessa, sta là. Quella sera... litighiamo di brutto e io mi sento male. Mi sento male e sto finito in ospedale. All'ospedale ho conosciuto un tossico che stava a fare un'overdose, cioè stava riprendendo un'overdose, no? E mi ha fatto capire che praticamente se fumavo l'eroina, con la cocaina non mi sentivo più male. Non mi faceva più prendere la tachicardia, quindi ho cominciato anche con l'eroina. La mia vita sociale è finita da là. Da che andavo a ballare a che volevo stare sempre chiuso dentro casa. Mentre lei voleva andare a ballare, perché comunque 16 anni, infogata con la musica, e io non mi interessava più di andare a ballare. Io ho cominciato a non sopportarla più questa situazione, quindi cominciavo a trattarla male, dai. Fino a che un giorno io stavo fumando e lei, no, fammi pippa, e non l'ha voluta far pippa. Quindi lei era aggressiva, brava. E di solito non gli reagivo.
Solo che quel giorno non lo so, ma io poi avevo sbalzi d'umore, tantissimi. Poi prendevo autosomministrate tantissime terapie, tra psicofarmaci e stabilizzanti d'umore. E sta cosa, quando mi ha preso a botte, io gli ho reagito e gli ho dato uno schiaffo. Gli ho dato uno schiaffo, lei poi mi ha detto, tu, vabbè, successe delle storie che... Praticamente io andavo da un vicino di casa, che aveva 90 anni, e non ci stava tanto col cervello. Questo mi pagava per stare con lui a guardarmi la televisione, o magari mi levavo una maglietta. Era matto e mi pagava queste cose, no? E lei mi dice, tu non ci fai solo questo, mi metti le corna con me, vabbè, ha cominciato a insultare, no? E io là non ci ho più visto, io ho alzato le mani. E lei mi ha chiamato il padre. E il padre è venuto a casa e mi ha picchiato. A Brighton da sto napoletano. Lavoravo su sto ristorante, quindi dai, bene o male i pasti me li davano loro. Il cuoco che lavorava lì mi vede e mi fa, vuoi un po' di metadone? Senza che gli dicessi niente, ho detto sì, per favore, sì. Mi dà il metadone e mi dice, guarda, quando finisce l'orario del lavoro vieni con me che andiamo a svoltare, andiamo a sto tipo. Solo che questo ho preso sia la roba che la coca. E niente, lì ho cominciato pure io a prendere tutti i giorni roba e coca, solo una busta, una e una. Mi dicevo, dai, che sarà mai spendere 20 pound al giorno, no? Solo che poi mi sono detta, no, mi serve più lavori. Allora ho cominciato a lavorare tipo per fare le pulizie. Quindi facevo le pulizie la mattina. Poi lavoravo sul ristorante del pomeriggio fino alla sera. Poi mi è stata aperta anche un'altra strada, no? E avevo conosciuto delle ragazze che loro erano a posto, c'erano anche le figlie, erano a posto. E lavoravano come stripper. Erano ragazze tranquille che la mattina facevano una l'infermiera, una la mattina facevano un altro lavoro e la sera per arrotondare facevano sto lavoro, che ballavano sul palo. È solo che io lo facevo per disperazione. Cioè io ero proprio una disperata. Ho cominciato a farlo perché mi servivano i soldi, assolutamente. Stavo lì, a volte andavo che non m'ero fatta e non riuscivo nemmeno a fare un giro intorno al suo palo. Non riuscivo a fare niente, cioè stavo lì, ero tutto tranne che sexy. Ero una poraccia, piccoletta così, probabilmente ancora più magra, ancora più piccoletta, senza un filo di petto, senza niente. Che stavo lì, che a malapena mi reggevo su sti tacchi, con le occhiaie, tutta mezza sudata, probabilmente puzzavo pure. Che comunque anche lì mi vergognavo del mio corpo, perché non c'avevo un bel rapporto con il mio corpo. Quindi mi spogliavo, ma poi mi mettevo le spalle, perché mi vergognavo a guardarli in faccia, perché non mi sentivo... Comunque non mi sentivo bella. Però mentre facevo queste cose mi dicevo tranquilla, cioè mentre giravo su sto palo, tipo con gli occhi facevo così e mi dicevo tranquilla, adesso te vai a fa, fai sti soldi e te vai a fa, non ti preoccupare, tra poco vai. Cioè, non uscivo manco più.
andavo dallo spacciatore, prendevo la roba e tornavo a casa. I sabati andavo, prendevo la roba e tornavo a casa. Per giunta l'andavo a comprare di nascosto perché erano amici di mio fratello. Ho fumato anche le canne con mio fratello. Dal momento in cui lui ha scoperto che io facevo uso di eroina, non mi ha più guardato in faccia. Non mi ha più guardato in faccia nell'ultimo periodo che io andavo in associazione. Lui ha mollato tutto. È venuto a vivere con me a casa di mamma. Stavamo tutto il giorno insieme per non farmi uscire, che magari facevo qualche cagata, andavo a rubare, magari mi arrestavano, eccetera. E rimaneva giorno e notte con me, giocavamo a PlayStation, film, lui si andava a fare nel bagno, mi dava il metadone a me, cioè mi faceva fare tutto purché io non uscivo. Però lui mi disse una frase che ancora oggi mi rimane impressa: io ormai sono morto, perché lui poi ha scoperto che aveva l'AIDS e tutto. Mi ha detto: io ormai sono morto, però tu la mia fine non la fai. Dopo qualche settimana io poi sono entrato in comunità. Cioè, massima incoerenza, però voglio dire, mi ha dato una mano per entrare in comunità. Una volta che, cioè, la prima volta che sono andato a casa, la prima cosa che ho fatto, prima di andare nell'appartamento dei miei e tutto, sono andato al cimitero. Ed era, è stata un'emozione, cioè una cosa che non, indescrivibile. Tipo 3 anni prima stavo con lui in una camera ed è stata forse la persona più, più vicina a me in quel momento, mio di difficoltà nell'entrare in comunità. Dopo 3 anni le parlavo, cioè, dietro un marmo, ringraziandolo per quello che lui ha fatto per me. Ho problemi a seguire le regole, ho proprio, cioè, appurato, cioè, sono sempre stata tanto ribelle, non lo so se è stato dato dal mio passato, dalle restrizioni che ho avuto in passato, avevo 20 anni, a 20 anni, cioè, tutta l'infantilità che non mi sono voluta prima è uscita quando sono entrata qui, perché entri e cascano tutte le tue maschere, capito? Le tue sicurezze che fuori ti sei costruito con la droga cascano e rimani proprio nudo, nel vero senso della parola, no? Dopo un po' che mi sono abituata a questo, dai, quest'altro genere di vita con queste altre persone, le ragazze, non è andata poi così male. Pensavo peggio, all'inizio è la cosa che ti spaventa di più. Cioè, quando entri, qualsiasi ragazza lo dice, non sono abituata a stare con le ragazze, sono sempre stata con i ragazzi e ho paura di questo. Però in realtà poi volevo bene a tutti e loro mi volevano bene. Infatti mi lego tanto alle persone, cioè non a tante persone, ma tanto alle persone. Ho fatto tanto i conti con me stesso quando seguivo, quando ho iniziato a seguire un'altra persona, che per dire le robe a lui, tanto devi essere coerente, perché sennò questo non ti ascolta. Avere dei modi giusti, capire quando dirle o non dirle la roba, cioè. Allora lì ho iniziato veramente a cambiare e a sentire, cioè, in fondo cosa succede? Che io rappresento la comunità a questa persona nuova. E se io devo rappresentare la comunità, però non credere nella comunità, ti racconto le favole, ti racconto. Cioè, ti racconto, ti tramando una cosa che io in primis non credo. Se tu realmente vuoi uscirne,
se tu realmente c'hai intenzione di uscirne, devi metterci tanta forza e volontà, perché è difficile. La difficoltà proprio nell'affrontare la quotidianità, nell'affrontare tutte le difficoltà che la vita ti può mettere davanti, capito? In comunità prendi certe abitudini, stai più o meno sempre con le stesse persone, cambi orari, cambi, cioè è diverso da fuori comunque sia. Dopo 3 anni e 6 ritorna fuori, a prendere un autobus, c'è un altro mondo, c'è un mondo là fuori, capito? Non è facile. Consumata perché l'ho letta un sacco di volte. Allora, ciao Martina, ti scrivo in questo momento terribile che tutti noi stiamo vivendo per dirti quanto mi manchi, quanto ci manchi. Questa notte ti ho sognata, eri piccolina, ti tenevo in braccio e quando mi sono risvegliata non ho potuto che piangere. Quanto vorrei tornare indietro e rivivere quei momenti a quando ti stringevo orgogliosa al mio petto. Io ero così felice che mi sembrava di toccare il cielo con un dito. Vorrei tanto rivivere quei momenti pieni d'amore, vorrei tanto cullarti ancora tra le mie braccia e proteggerti da tutto e da tutti. Darei la mia vita per questo. Adesso più che mai mi manca tutto questo, Martina. Mi manca averti qui, mi manca poterti consolare ed essere consolata da te. Come quando mi scrivevi quelle bellissime lettere piene d'amore. E mi dicevi che sono una mamma forte e coraggiosa, mentre io adesso mi sento solo fragile e insicura. Ci tengo che tu sappia che se e mai decidessi di farti finalmente aiutare, in noi troveresti tutto l'appoggio necessario. Pensaci Martina, ma pensaci bene. Sappi che né io né tuo padre smetteremo mai di sperare di combattere questa battaglia per la tua vita. Ti vogliamo bene con tanto, tanto amore, mamma e papà. Mia madre è sempre stata troppo permissiva con me. E prendeva poco di stipendio e io non è che rubavo magari 10 euro, cioè quando rubavo 50-100 euro a botta, quindi se ne accorgeva sicuramente. Alcune volte me l'ha pure provato a dire, solo che negavo fino all'ultimo, quindi litigavamo tanto. Un giorno con un amico mio abbiamo fatto festa a casa, e a casa con mia madre. E abbiamo preso 3 bottigliette di Rivotril dentro un bicchiere di Coca-Cola, un bicchiere a testa, e io non, da là c'ho il blackout, non mi ricordo praticamente niente, mi ricordo solo che casa, la mattina quando mi ha svegliato, che è venuto a letto a svegliarmi, che si pensava che l'amico mio era morto, perché questo amico mio era sulla sedia, con la testa che toccava il pavimento, seduto, con la testa che toccava il pavimento. Quindi si pensava, lo ha provato a svegliare, non si svegliava, è impanicatissima, mia madre è venuta di là e ha provato a svegliare a me, no? Mi ha svegliato e io, già subito come mi ha svegliato, ho dato di matto. Quando è arrivato il padre che ha portato via l'amico mio, io ho fatto un macello con mamma e ci siamo alzati le mani, fino a che mia sorella, disperata,
ha provato a mettermi paura con un coltello da cucina, no? Solo che ha fatto reazioni al contrario. Io sono andato là, gli ho preso la mano, me lo volevo, cioè gli ho fatto, ah, mo me la dai una coltellata, vediamo se c'è il coraggio. E là si è messa in mezzo mia madre. Ci ha dato una spinta e io, quando mi ha dato la spinta, l'ho rispinta e l'ho fatta cadere mia madre. Mia madre, cadendo, se l'ho spappolata in ginocchio. E io sono caduto prima di lei, io ho rotto la finestra col piede e mia madre mi è caduta sopra al ginocchio a me, quindi mi ha rotto il ginocchio a me e si è spappolata il ginocchio lei. Da quel giorno mia madre è cambiata da così a così con me. Non lo so loro come mi vedevano, io non me ne rendo conto, ma magari ieri ero arrivato a fumare quasi 30 canne al giorno. Più magari 15 pasticche di Xanax al giorno prendevo. Io non me ne rendo conto, per me stavo normale, capito? Quando a me mi facevano tale cose, io dicevo, dite, cioè io non le faccio queste cose. Non me ne rendevo neanche conto di essere così. E dicevo, io mi campo da solo, cioè a me non mi dovete di niente, io sono fatto e vissuto, capito? Cioè, avevo un'idea contorta pure della realtà, cioè la realtà per me non esisteva. Me ne sto rendendo conto qua. Che la persona che mi credevo di essere non ero io, capito? Era tutto un film mio. Però non ero convinto, quindi davo tutta la colpa a loro. Un giorno mi sono trovata su una parte di Londra che non conosco, perché questo mi aveva detto, dai vieni, c'ho a casa un po' di coca, vieni, te lo offro, vabbè, andiamo lì. Questo, vabbè, c'aveva sta cocaina, ma che a me non mi faceva placare, a me mi serviva l'eroina dopo. Sono andata fuori di testa, lì non c'avevo i soldi, mi sarà rotta la Oyster Card per prendere la metropolitana, quindi non sapevo proprio dove sbattere la testa, non sapevo che fa. Cerco su Craigslist e niente, non c'era niente lì vicino. Allora sono andata da uno che era tutto vestito in giacca e cravatta e gli ho detto, senti, mi si è rotta la Oyster Card, mi potresti a 5 euro, 5 pound? Questo me l'ha dati. Io questi 5 pound che ho fatto? Ho visto due senza tetto, sono andata lì e ho detto, c'ho 5 pound, scollettiamo, prendiamo qualcosa. E alla fine mi sono andata a fare. Quando mi sono fatta, stavo a mente più lucida, forse, cioè, più di senza. Vabbè, niente, mi sono fatta, alla fine su Craigslist c'era un annuncio e niente, ho risposto all'annuncio, questo mi ha pagato il taxi, ho fatto su sti soldi e comunque non era la prima volta, quindi, ma anche lì io mi facevo schifo, cioè lì stavo lì e pensavo, tra poco ti vai a fare, tranquilla, tra poco ti vai a fare, tra poco ti vai a fare, tra poco, pure speriamo che finisce presto, speriamo che sta per finire, speriamo che ha fatto. Mi fa sentire sporca, anche appena entrata mi fa sentire sporca, certe volte me ne sogno ancora queste robe, perché non è da Caterina, non è proprio da me. Di alcune cose sì, mi sono pentita tanto. Perché davvero le stesse che dicevo prima, che continuo a sognarmi la notte, che durante la notte parlo, urlo, piango, che non sono l'unica che ha fatto queste cose, però davvero non è una cosa mia. Ho mandato un messaggio a mamma su WhatsApp lunghissimo, gli ho mandato un poema
perché non avevo coraggio a chiamarla e dirglielo. Cioè, chiamarla e dirglielo significava: mamma, ma sai che in realtà io non ho mai smesso le drogamme? Cioè, significava che praticamente da quando avevo 16 anni l'ho solo presa in giro, che gli ho solo raccontato una marea di cazzate. Niente, dopo mamma mi ha richiamato. E allora, quando mi ha chiamato, tipo, stavo lì, tipo, oh mio Dio. Cioè, avevo paura a rispondere, guarda. Ho risposto e era felice. Io mi aspettavo invece che era incazzata nera, che mi diceva, cioè, fai schifo. Invece era felice. Metto finalmente, cioè, era ora. Che poi mamma mi ha chiamato mentre stavo lavorando. E quindi proprio è stata una salvezza, perché ho preso e me ne sono andata. Caterina è una svampita, è una che sta tra le nuvole, è una goffa, è una, non lo so, una persona leggera, tranquilla. Cioè, non leggera nel senso superficiale, però sono una persona tranquilla. Non penso di aver chissà cosa di sbagliato. Sono semplicemente io, non mi devo vergognare se qualcuno dice che c'ho la testa tra le nuvole. Vabbè, sono una sognatrice, mi piace. Poi comunque coi piedi per terra ci torno. Mi facevo le canne e per me il tossico di merda già era chi faceva la cocaina. Stessa cosa quando mi faccio le cocaina, il tossico di merda è quello che si fa le roba. Quindi penso che uno che non si fumi neanche le canne, no? Dice, guarda quello là, che vita c'ha. Cioè, certe volte forse pensano anche che non lo so, magari non siamo più esseri umani, no? Io vedevo come trattavo io le persone, che magari vedevo quello che stava sotto al ponte. E per me non, quello era, se l'ha scelto lui, capito, di fare quella vita, quindi cazzi suoi, lui che se l'ha scelta, che persona di merda è uno così che non guarda in faccia manco la famiglia. E quindi secondo me pensano questo le persone che non si drogano, secondo me non capiscono che dietro magari alla droga, che la droga l'ha fatta diventare quella persona che è, che non, in realtà sotto c'è un uomo o una donna, quello che, però le persone secondo me non lo vedono così, lo vedono come lo scarto della società ormai, dai. Neanche dicono magari quella persona gli si potrebbe dare una mano. Ma io in primis non l'avrei data una mano. La gente non si rende conto che poi dopo, quando vai a prendere una cosa del genere, davvero non è solo un non pensarci momentaneamente. Avevi proprio un periodo della tua vita in cui non pensi ai problemi che c'hai, perché l'unico pensiero è quello. Quindi tutto il resto, tutte le responsabilità, anche i passaggi di crescita, le relazioni con le persone, il sapesse rapportare nel mondo, vivere in una società, lo annulli, non esiste. Non fa parte della tua vita. Non frequenti i posti che frequentano gli altri, non frequenti le persone che frequentano gli altri, non lavori, o se lo fai comunque quel lavoro non è che lo fai per passione, lo fai solo perché ti servono dei soldi. E quindi capisco anche la gente che giudica, no? Che vede un po' il tossico come una merda, come una persona che se l'ha scelto. In effetti è vero, nessuno mi ha puntato la pistola e mi ha detto: Caterina, adesso ti devi fare. Però era perché fondamentalmente non sapevo affrontare i problemi. Non sapevo come reagire, anche da piccola, non sapevo come dire: mamma, sto male. Quindi quando vomitavo, che mi mettevo lì in gola, gli lasciavo il vomito in doccia. E secondo me lei da lì doveva capire. Non avevo una testa abbastanza matura, andare lì e dire: guarda che io c'ho qualcosa che non va, mi sento strana, aiutami.
è difficile mettersi nei panni degli altri. Come una persona sana, tra virgolette, non riesce a mettersi nei panni di un tossico, io non riesco a mettermi nei panni di mamma, che magari vedeva quel vomito e non sapeva come affrontare la cosa, non sapeva di cosa si parlava. Quando loro sono venuti qui mi hanno parlato in modo diverso, perché mi hanno visto diversa, che per una volta invece di dirgli perché tu hai fatto questo, 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 io ho chiesto scusa e mi hanno sostenuto, credono in me. Cioè non mi hanno mai dato per persa, ci hanno sempre sperato, non mi hanno mai abbandonato veramente. A me un domani mi piacerebbe essere padre e mi domando, anche contro la mia mamma questo, no? Voglio dire, da mamma come fai, cioè, come fai a non accorgerti che c'è qualche cosa che non va in tuo figlio? Cioè a 14 anni rientra alle 8 del mattino dove ha dormito a casa di un amico, che chi è questo amico? Immaginario, non esiste. E vai a letto, vai a letto. È stata una vita dietro ai figli, questa povera donna. Lei oggi si ritrova che uno non c'è più, l'altro ancora oggi è che fa i casini per strada e c'è a me che sono la sua, tra virgolette, salvezza, la sua luce, che sta andando via dalla comunità dopo 6 anni, che forse smetterà di farsi le pere.
cresci più. A tratti è normale, non si arrende più. Il mio cuore, cosa ti resta? Il folle ride, penso a lei, accorgersi di vivere nell'estasi. Cose che accadono qui, il paradiso è lei e non ho più rosce. Leggere ormai. Come puoi vivere a testa giù? Come puoi vivere a testa giù? Veglia in un sogno, il paradiso è lei e non c'è più luce per guardarci ormai, cieca, il buio sole disinfesta gli alberi, cadono il suolo. Come puoi vivere a testa giù? Come puoi